Ciao amici di Sole, sono Fabio Nezzak. Un nuovo video per presentare un nuovo pensiero del mio libro Innamorati, interamente scaricabile come tutti i miei libri dal mio sito web. Immergiti nel profumo del momento. Quando ti trovi in difficoltà con una persona, chiediti quanto sei realmente innamorata o innamorato di quella parte di te che quella persona rappresenta. Ogni difficoltà è il riflesso dell'energia incompiuta in te. Cosa significa tutto questo? Che nel momento in cui tu incontri una persona o ci vivi assieme nello stesso territorio, nella stessa abitazione, e ci sono dei contrasti, o non ci sono necessariamente, chiediti in ogni caso quanta vibrazione d'amore e di innamoramento hai con questa persona. Molto spesso confondiamo la parola innamoramento e passione, la confondiamo con dipendenza. Possiamo arrivare a situazioni di dipendenza da sesso, pensiamo di essere innamorati, invece è una questione sessuale. Possiamo ritenere di essere innamorati, invece è perché ci sentiamo deboli. Sono tutte matrici che dobbiamo riscoprire in noi e non sentirci in difficoltà perché, oddio mio, adesso vuol dire che ci dobbiamo chiudere. Che dobbiamo chiudere il rapporto, no, va trasformato piuttosto. Non hai alcun obbligo di continuare a condividere il tuo cammino con questa persona comunque, perché sei alla ricerca di te stessa o te stesso e puoi innamorarti di ogni altra cosa e persona che ti circonda. Al di là che il mondo è vasto, è anche vero che una persona non può cambiare un'altra. Perché? Perché prima di tutto deve cambiare se stessa. Poi l'altra cambierà di conseguenza, ma l'azione in sé di cambiare gli altri non ha mai portato veramente buoni frutti, se non la glorificazione del proprio controllo, che sicuramente non ha una matrice positiva. Prima o poi questa energia incompiuta si ripresenterà a te in altra forma e sarai più preparata. Cosa significa? Che quando tu trasformerai te stessa ed eventualmente trasformerai anche la tua vita nel senso materiale del termine, farai un salto di qualità al punto che attirerai di conseguenza cose e persone con una vibrazione più alta, una colorazione di vita migliore. Il fiore va colto nel momento in cui sei consapevole del suo profumo, della sua essenza. Quello che noi dobbiamo fare è riconoscere il profumo, non semplicemente guardare il fiore, è capire l'essenza. E questo è per tutti i nostri rapporti interpersonali con le persone. È la ricerca continua di se stessi. Un abbraccio da Fabio Nezzak.